il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Domenica 11 dicembre dalle 10 alle 20 Mediaset Extra manderà in onda per 10 ore il meglio di Bim Bum Bam, una vera e propria maratona a marcord dopo quella dedicata dal canale Ano nella Rai, per celebrare i 35 anni di questo programma che per 20 anni ha intrattenuto tutti i bambini d'Italia. Se dovessi chiederti un programma televisivo del passato che ti piacerebbe rivedere o comunque al quale sei particolarmente affezionato, quale sarebbe? Perché? Guardavo cartoni animati, Dragon Ball, questa roba qua, cioè, non ho mai guardato serie TV vere e proprie, solo cartoni animati da piccolo. Quindi se dovessi proporre a una rete televisiva di trasmettere nuovamente dei vecchi episodi di un cartone o di un programma, sarebbero quelli di Dragon Ball. Adesso lo stanno facendo, tra l'altro, mi sembra che da venerdì al lunedì qualcosa mandano di nuovo Dragon Ball, quindi... Quindi se prima si tornava a casa da scuola e si guardava Dragon Ball, adesso invece? Adesso lo si riguarda, no? Adesso certamente si riguarda. E niente, meno male, così almeno c'è qualcosa da vedere oltre alle solite robe. Guarda, io ti rispondo un cartone che è Dragon Ball. Io Dragon Ball lo riguarderei volentieri dalla prima all'ultima puntata. O devo essere un programma a prescindere? Va bene anche il cartone, però se vuoi dirci anche un programma va benissimo. Se no, guarda, se... Io Dragon Ball, se no ti dico un'altra che è scontata, ma io se continuassero Breaking Bad in qualche maniera io ne sarei contentissimo. Per il resto grandi serie che io posso seguire italiano così o comunque nell'ambito non ce ne sono. Però mi viene in mente The Walking Dead, che è però più recente, non è una serie passata. Pensa che un ragazzo che abbiamo intervistato prima ci ha informati che il vecchio episodio di Dragon Ball sono ricominciati, ti do questa informazione. Dove? Su Italia 1 alle 13. Io lavoro, caspita. No, quando riesco a guardarmi gli streaming io li guardo volentieri. Tra l'altro ho visto che è uscita una specie di serie satellite sempre legata alla storia di Dragon Ball, però devo rientrare un po' nel mondo di quando ero piccolino. Allora, ero malato cronico di Melevisione, assolutamente, da bambino. E poi cos'altro? Forse Sarabanda, direi. Sarabanda, assolutamente. Due programmi completamente diversi tra loro. Da bambino e poi un po' più grandicello. Io mi ricordo Tonio Cartonio legato a Melevisione. Tonio Cartonio, ma sì, ma Lupo Lucio, bellissimi. Bellissimi momenti di trash televisivo da piccoli. Ed Enrico Papi, a proposito di trash, non poteva, vedi che in realtà sono collegate queste cose. Ed Enrico Papi, che è stato recentemente riscoperto da niente di meno che Fabio Rovazzi nel nuovo video del nuovo singolo. L'ha inserito come censuratore, sì. Bravo, bravo, bravo Enrico Papi, che non dice musica, tra l'altro. Peccato, ce l'aspettavamo tutti, invece ci ha delusi. Anzi, secondo me è stato geniale questa cosa qui. Era ovvio e loro non gliel'ha fatto dire, perché sennò sai. Cosa ne pensi del fatto che i canali stiano ritrasmettendo vecchi programmi o comunque stiano facendo degli speciali a marcord? Ma guarda, non lo so, io è una cosa che apprezzo. A mio giudizio, pian pianino c'era sicuramente una moralità e dei valori diversi anche nella televisione di un tempo. Anche secondo me, per quanto sia magari relativa la morale che può lasciarti un cartone, sicuramente era più presente che nell'attualità, nel senso vedo molti cartoni anche legati a, secondo me, a degli aspetti della realtà quotidiana che non dovrebbero toccare un bambino, che a un bambino non interessano. Però per il resto secondo me è una cosa positiva, nel senso anche Bim Bum Bam, per quanto forse è una cosa che è passata da tanto tempo, magari adesso non avrebbe più la visione che aveva un tempo e tutto, però secondo me è una cosa che è più che apprezzabile. Anche il discorso ho visto di Mike Buongiorno, che hanno rimesso in onda la serie TV. Che... Rischia tutto. Esatto, rischia tutto. Secondo me è carina come cosa e può sicuramente appassionare magari quelli con qualche anno più di me, però io la trovo una cosa apprezzabile. Guarda, sicuramente mancanze di idee da una parte, secondo me, o comunque scarsa realizzazione di alcune idee che ci sono.
non ti faccio, anzi te lo faccio, ti faccio esempio di selfie su Mediaset, cioè hai capito. Però sì, secondo me è giusto che comunque qualcosa, qualche remember venga ritrasmesso, credo.